con gioia desidero avvicinarmi a ciascuno di voi, amati fratelli, per confermarvi il mio affetto e farvi pervenire il mio augurio più sentito per il Santo Natale. Con Gesù, ci dice il Vangelo, è apparsa la luce nel mondo, luce che illumina ogni uomo. Una luce che è via, verità e vita, gioia pura e fraterna solidarietà, amore gratuito, pienezza di umanità e di contro rifiuto di ogni malvagità e falsità. Sento forte, miei cari amici, il bisogno di portare nelle vostre case e di depositare sui vostri cuori una parola di speranza. In un momento difficile in cui tutto è divenuto problema, il lavoro, la casa, l'economia, i rapporti con gli altri, il valore stesso della vita, messo a repentaglio dai perversi meccanismi di una società manifestamente violenta ed egoista. In un contesto sociale in cui tutto sembra spingerci in una morsa di paura e di generale insoddisfazione, sento il dovere di annunziarvi la lieta notizia del Natale. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. In Gesù, Dio mostra di avere a cuore l'umanità e rivela il suo amore per gli uomini. Si interessa dell'uomo concreto e in cammino, specie di chi si è smarrito o ha deciso di percorrere strade diverse dalle sue. Ma se l'uomo sovente ignora o rifiuta Dio, da parte sua Dio non rinunzia mai a cercare l'uomo. Vuole raggiungerlo in ogni tempo e luogo, abbracciarlo, purificarne il cuore, liberarlo da ogni falsa preoccupazione, saziarlo del suo amore. Il suo Figlio, Dio invita tutti a riscoprire la vera identità di uomini e donne amati da Lui, creati a sua immagine e somiglianza. Domanda di accogliere e rispettare ogni essere umano. Chiede di tutelarne la dignità, ponendo la persona al centro dell'interesse personale, sociale, religioso, politico, economico, indispensabile fondamento di un umanesimo autentico. Miei cari amici, il Natale del Signore è messaggio positivo per tutti, è luce che fa splendere il valore della vita, desiderio di vivere bene, di crescere in armonia con se stessi, con gli altri, con il creato e il suo creatore. In Gesù, luce vera, anche noi siamo diventati figli della luce e del giorno. Egli, infatti, ci ha liberati dal potere delle tenebre. Gli uomini e le donne di oggi, le famiglie e le comunità, le città con le loro istituzioni, tutti abbiamo bisogno di questa luce per superare incomprensioni e divisioni, per ritrovarci protagonisti di fraternità, di sviluppo sociale, morale e spirituale, impegnati nella ricerca di legalità, operatori di pace, portatori di speranza. Auguri di buon Natale.
auguri di pace e di serenità.